Zelcor presenta Ciò che gli occhi non vedono. Lettura di audiolibri Lorenzo Pieri. Musiche di Zero Copyright Free Music. Ne sconsigliamo l'ascolto a un pubblico minorenne e impressionabile. Erano circa le 9 quando il cellulare di Axel Drecker vibrò accanto al piatto della colazione. Gli occhi chiari dell'olandese si spostarono dalla scodella di porridge di tapioca allo schermo. Emmanuel, la sua guida, era appena entrato nel parcheggio delle Loggia Hotel. Un empito di eccitazione gli formicolò nel petto, inducendolo a terminare il porridge con veloci cucchiaiate e infilarsi in bocca i botocoin rimasti. Masticando energicamente, sfilò davanti al bar, dando un cenno di saluto all'uomo dietro il bancone, e un attimo dopo fremette al trauma del passaggio dall'aria condizionata dell'albergo al caldo torrido che avvolgeva come una pellicola di cellofan la città di Lomé. Si diresse a rapide falcate verso il parcheggio, inforcando gli occhiali scuri per difendere le sensibili iridi nord-europee dal feroce sole africano. Individuò subito la sgangherata Citroën C4 di Emmanuel, la cui carrozzeria color pomodoro, tutta bozzi e graffi, testimoniava uno stile di guida piuttosto spericolato. Tuttavia, Drecker non era impensierito. Dopotutto, quando viaggiava, era alla costante ricerca dell'avventura e non si poteva ottenerla senza correre qualche rischio. Inoltre, Emmanuel gli era piaciuto, fin dal giorno in cui l'aveva accolto all'affollato terminal del Lomé Tocoin Airport, sventolando un pezzo di cartone sul quale aveva tracciato il suo nome, storpiandolo come solo pochi erano riusciti a fare. Tra loro era scattata subito la sintonia, il che era molto importante, dal momento che Drecker si sarebbe affidato a lui per tutta la sua permanenza nel Togo. Non amava i viaggi organizzati e le guide turistiche e professioniste, ma era solito assumere qualche abitante dei luoghi che desiderava visitare, in modo da essere certo di assorbire la vera essenza dei paesi stranieri. Con quel sistema aveva viaggiato in Sud America, in Medio Oriente e in Asia, ma era la prima volta che metteva piede in Africa e il senso di scoperta e meraviglia lo manteneva in un costante stato di ebbrezza mentale. Di 54 stati, la sua scelta era ricaduta sul Togo, proprio perché era il più snobbato dai tour operator. Preferiva evitare destinazioni mainstream come l'Egitto, la Tanzania e il Kenya. Un peso importante nella decisione della sua meta era stato scoprire che proprio nella capitale esisteva uno dei più chiacchierati e insoliti mercati del mondo. Era proprio lì che si sarebbero diretti quel giorno, ma all'intento iniziale di Drecker, ovvero quello di essere un semplice visitatore di una realtà ignota agli occidentali, si era sovrapposto un diverso progetto. Sicuramente, se si fosse avvalso dell'aiuto di una guida convenzionale, non avrebbe mai saputo del mercante di nome Malik Agba, una figura quasi mitica e pressoché sconosciuta fuori da certi ambienti. Per fortuna, Emmanuel rientrava nella scarna cerchia di coloro che sapevano delle attività di quel nebuloso individuo e ne aveva parlato a Drecker la prima sera, mentre erano impegnati in una saporita e variopinta cena a base di riso in salsa di arachidi e fufu. L'olandese era stato subito colpito da quanto gli era stato raccontato e aveva immediatamente chiesto di poter incontrare Malik Agba e ammirare le sue mercanzie speciali, che solitamente non erano esposte ad occhi stranieri. «Si poteva fare», era stata la risposta di Emmanuel, «ma ci volevano soldi». «Quelli non erano un problema», aveva replicato Drecker, troppo su di giri per farsi bloccare da questioni monetarie. «Si viveva una volta sola e le bare non hanno tasche».
Così si erano accordati per l'indomani e Drucker aveva faticato a prendere sonno nella sua semplice ma comodissima stanza d'albergo, solleticato dalla prospettiva di sfiorare la zona in ombra della cultura togolese, l'autentico cuore di tenebra dell'Africa. Emmanuel lo attendeva appoggiato alla portiera dell'auto, con le caviglie incrociate e una sigaretta che pendeva indolentemente dall'angolo delle labbra carnose. Aveva 24 anni, quindi di 4 più giovane del suo cliente, e come la maggior parte degli abitanti di Lomé era di etnia Ewe. Il suo corpo slanciato era coperto da una canotta rosso sbiadito, mentre le lunghe gambe erano avvolte in braghe di coloratissimo tessuto Kent. Drucker fece lampeggiare un sorriso tra la barba corta e dorata, alzando una mano. Emmanuel, rispondendo al sorriso e al gesto, gliela strinse con entusiasmo. Si infilarono nell'abitacolo che, malgrado la fragranza di lime sparsa dall'arbre magique che dondolava dallo specchietto retrovisore, puzzava di sigarette, sudore e cibo di strada. Ma Drucker non storse neanche il naso quando si accomodò sul polveroso sedile del passeggero. Anche quello faceva parte del suo viaggio e aveva in animo di godersi i profumi quanto i cattivi odori. La Citroën imboccò il Boulevard du Bonneau, dando modo a Drucker di bearsi dell'azzurra e scintillante vastità dell'oceano Atlantico acciambellato nel golfo del Benin. L'aria frizzante di salsedine gli scompigliava i lembi della camicia sbottonata per buona misura e lui ne incamerò parecchie boccate nei polmoni, prevedendo che la loro destinazione finale non sarebbe stata altrettanto balsamica. Il percorso non durò oltre i 10 minuti. Emmanuel, guidando e fumando disinvoltamente, sterzò a sinistra, risalendo Rue des Entreprises ed entrando nel sobborgo di Akodessewa, il cui ambiente caotico e squallido faceva ben rimpiangere la vista della spiaggia e delle onde turchesi. La carreggiata era intasata di auto opache di polvere e di motorini tenuti insieme con il nastro adesivo. Le case che sorgevano ai lati erano poco più che tuguri addossati gli uni agli altri. Emmanuel trovò parcheggio e smontarono. Attraverso le lenti scure, lo sguardo indagatore di Drucker notò un grande cartello scritto in francese e la sua bocca si compose automaticamente in un sorriso di soddisfazione. Si trovava all'ingresso del mercato dei feticci di Lomé, il più famoso luogo di compravendita di articoli voodoo. Il suo primo pensiero, dopo aver sborsato i 3.000 franchi richiesti per l'ingresso, per poi aggiungerne altri 2.000 per il diritto di fotografare la merce, fu che se avesse raggiunto quel posto, spinto solo dalla fama della quale era ammantato, certamente ne sarebbe rimasto estremamente deluso. Per quanto decantato dagli appassionati di occultismo come un qualcosa di sensazionale, non era altro che un cortile di terra battuta, non più grande della metà di un campo da calcio. Lungo il perimetro si ergevano baracche traballanti costruite con materiali di scarto, sormontate da rugginosi tetti di lamiera ondulata sorretti da pali sbilenchi, all'ombra dei quali i commercianti sonnecchiavano sugli sgabelli o si difendevano dall'assalto delle mosche, frustando svogliatamente l'aria con strofinacci sporchi. I sandali di Drucker e di Emmanuel si lasciarono dietro una catena di impronte sullo strato di sabbia giallastra che ricopriva lo spiazzo, mentre si inoltravano tra le bancarelle. Come l'olandese aveva preventivato, l'aria calda era impregnata del tanfo polveroso e intenso esalato dagli innumerevoli feticci disposti sulle stuoie, sulle tavole di legno o sui banconi sorretti da cavalletti. Sembrava di trovarsi nel più terrificante incubo di un militante del WWF.
il 90% di ciò che vedeva era costituito da carcasse di animali, intere o a pezzi, teste di iene, di leoni, di babbuini, di volpi e persino di ippopotami sorridevano ai possibili clienti con tetre schiere di zanne. Ampie ceste accoglievano piumosi cimiteri di pappagalli, avvoltoi, falchetti e altri uccelli. I ripiani erano affollati di teschi di antilope, bufali, capre, mentre dalle casse svettavano le corna e le zampe di un centinaio di specie differenti. Sollevandosi gli occhiali sulla fronte, Drecker guardò con occhi impressionati le pelli appese ai pali, le montagne di serpenti e rospi essiccati, le mummie di coccodrilli, e per quanto fosse di mente aperta, abituato a non giudicare le culture che andava a visitare, non riusciva a fare a meno di provare un senso di disgusto. Chissà se quegli animali, come Manuel gli aveva detto, erano davvero morti per cause naturali, con i mercanti che si limitavano a raccoglierne le spoglie. Ne dubitava, ma sicuramente il governo del Togo aveva troppi grattacapi a livello politico per badare al bracconaggio. A ogni modo, se qualcuno rabbrividiva all'idea di portarsi a casa una testa di cercopiteco come souvenir, i mercanti offrivano anche una vasta gamma di oggetti cruelty free. In primo luogo, ovunque si posasse lo sguardo, si vedevano statuette di legno della forma e delle dimensioni più varie, spesso adorne di conchiglie o infilzate da chiodi. Drecker trascorse parecchio tempo a fotografare la mercanzia di un venditore di maschere meravigliose, con i volti decorati di simboli e animali colorati. Lo divertì moltissimo quando vide che quasi tutte le bancarelle esponevano cartelli dove venivano riportati i numeri telefonici, persino siti internet e indirizzi di posta elettronica, utili per chi volesse commissionare rituali privati. Le contaminazioni moderne non finivano lì. Emmanuel lo stupì rivelandogli che gli ingredienti base usati dai sacerdoti per le cerimonie erano la Coca-Cola e il whisky, sostanze che nella concezione occidentale non ricoprivano certo ruoli mistici. Del resto, questo non avrebbe dovuto meravigliarlo, dal momento che sapeva bene quanto il voodoo fosse il sincretismo religioso africano e cristiano, dove divinità ancestrali si sovrapponevano ai santi e viceversa, evidenza di come le culture animiste sapessero facilmente adattarsi alle influenze giunte da popoli lontani. Drecker concluse con una certa amarezza che quel mercato era stato pensato ad uso e consumo del turista più che degli abitanti del luogo e che anche gli oggetti messi in vendita erano realizzati più sull'immaginario collettivo occidentale che sulle tradizioni locali. Molti sembravano vecchissimi, ma come la guida gli spiegò, erano solo stati tenuti sottoterra per mesi in modo da assumere un aspetto antico. Insomma, niente era autentico nel senso stretto del termine e persino l'aura di stregoneria che aleggiava era pretestuosa. Per quanto orrendi, maleodoranti e sicuramente ottenuti con metodi illegali, quei feticci non servivano per scagliare maledizioni, bensì per l'esatto opposto: allontanare il male, allettare la fortuna, guarire dalle malattie, trovare l'amore. Nessuno, stando a quanto Drecker capiva, vendeva articoli di magia nera, con una sola eccezione, e lui si trovava lì proprio per fare la sua conoscenza. Emmanuel era stato allegro e scherzoso finché il suo cliente aveva fatto il giro del mercato. Aveva riso di gusto delle sue espressioni inorridite o stupefatte. Ma quando Drecker aveva deciso di aver visto abbastanza e di voler incontrare Malik Agba, il sorriso si era eclissato dal volto del ragazzo togolese, sostituito da un'espressione quasi grave.
non serviva essere telepatici per capire che, malgrado fosse stato Emanuele stesso a parlargliene, a quest'ultimo non piaceva molto l'idea di recarsi da quel mercante. Tuttavia, non sollevò obiezioni, limitandosi a fare strada al suo eccitato compagno europeo, conducendolo vicino ad una delle baracche più grandi, interamente coperta di pareti di canne e stoffa batik. L'ingresso era presidiato da due donne gargantuesche, simili a veneri neolitiche, le carni abbondanti avvolte in abiti color oro e viola. Emanuel disse a Drecker di restare in disparte, poi scavalcò i feticci e raggiunse le donne, iniziando a parlare fittamente con una di loro, ma non più in francese. Il viaggiatore fremette quando la donna gli indirizzò un'occhiata. Aveva gli occhi di una leonessa, tanto seducenti quanto pericolosi, e malgrado fosse obesa in maniera spaventosa, c'era una bellezza ancestrale nelle sue forme strabordanti, una primitiva idea di fertilità. Drecker si ritrovò a pensare, tra l'incredulo e l'imbarazzato, che con una donna simile avrebbe fatto sesso anche su un letto di serpenti. Con un movimento elegante ma autoritario del braccio, l'enorme fattucchiera gli fece segno di avvicinarsi. Quando le fu accanto, Drecker scoprì che non solo era gigantesca, ma lo superava di tutta la testa e lui arrivava al 1,80 m. Emanava un profumo che stordiva, un misto di limoni andati a male e spezie appassite. Senza rispondere al sorriso che Drecker le elargiva, mostrò la manona con il palmo color cannella rivolto all'insù, in un gesto eloquente. L'olandese estrasse dal borsello una busta che le consegnò, attendendo che lei contasse la mazzetta spiegazzata di banconote che conteneva. Fatto questo, con uno scatto del capo avvolto nel turbante, gli fece segno di entrare nella baracca. Drecker si avvicinò al drappo che faceva da porta, ma si fermò nel rendersi conto che Emanuel non lo stava seguendo. Gli rivolse uno sguardo perplesso, di fronte al quale la guida scosse il capo con una sfumatura di timore che gli tendeva i muscoli facciali. Non senza sconcerto, scostò la tenda ed entrò nella baracca di Malik Agba. Fu colto da un senso straniante che gli diede un lieve capogiro. Per qualche assurda ragione ebbe l'idea che da fuori la baracca sembrasse più piccola. L'interno era saturato di una penombra fosca, appena rischiarata da alcune candele che brillavano da dentro zucche scavate. Aleggiava un odore secco di erbe e altre fragranze muschiate che non riusciva ad identificare, ma non del tutto spiacevoli. Sulle prime credette che altre persone fossero radunate lì dentro, ma poi comprese che si trattava solo di numerosi idoli a grandezza naturale appoggiati contro le pareti, messi a guardia di vari tavolini sepolti sotto un'infinità di feticci. Nel guardarli, Drecker si accorse subito che avevano qualcosa di diverso da quelli visti nelle altre bancarelle del mercato. Non riusciva ad afferrare cosa, ma lo percepiva. In qualche modo sembravano più autentici, più pregni di potere. Facendo scivolare gli occhi su quei volti grotteschi, quelle maschere arcigne e quei crani sogghignanti, avvertiva una strana soggezione. Camminò osservato dalle sculture, cercando con lo sguardo il mercante, ma sembrava che la baracca fosse vuota. Faceva un caldo pazzesco e l'odore gli stava dando alla testa. Si trovò di fronte una nicchia ricavata in un tronco, dentro la quale una mummia di quello che doveva essere un primate sedeva a gambe incrociate, illuminato da alcune candele che facevano risplendere gli addobbi che lo decoravano. Mentre studiava quello strano idolo, colse un movimento ai limiti del proprio campo visivo e, voltandosi, trasalì nel trovarsi faccia a faccia con un uomo che lo fissava.
come poteva non averlo visto prima? Forse l'aveva scambiato per una delle sculture. I suoi tratti marcatamente africani e la testa glabra lo rendevano molto simile a quegli oggetti. Non coincideva per niente all'idea preconcetta che si era fatto di Malik Agba, ovvero un vecchio emaciato e dal volto solcato da rughe. Chi gli stava dinanzi era giovane, con indosso una sorta di tunica sui toni dell'arancio e del nero che si allacciava sopra la sua spalla sinistra, lasciando nudo gran parte del torace muscoloso. Polsi e collo erano avvolti in ornamenti di conchiglie e di piccole ossa sottili. Drecker ebbe paura senza sapere perché. Forse lo spaventava lo sguardo penetrante dell'uomo o lo strano modo in cui la fioca luce delle candele gli faceva scintillare gli occhi. Esattamente come le due donne all'ingresso, emanava la bellezza inquietante di un grande felino. Malik Agba parlò e la sua voce era pastosa come il caramello sciolto. Si espresse in un francese speziato di accento esotico e tanto bastò a calmare l'ansia di Drecker, anche se questa non svanì, riducendosi solo ad un lumicino pulsante. Si ritrovò seduto su una stuoia a gambe incrociate, con il mercante che gli mostrava il suo campionario con la garbata professionalità di un negoziante europeo. Ma gli oggetti che estrasse da rotoli di cuoio, sacchetti di stoffa e scrigni di legno di sandalo non sarebbero mai stati mostrati in una vetrina di Amsterdam o di qualunque altra città occidentale. Per tutto il tempo l'olandese ebbe l'impressione di trovarsi in un sogno, in una bolla che fluttuava fuori dalla realtà che conosceva. Forse l'aria era satura di qualche droga o magari era la voce di Malik Agba a rendergli la mente fluida e malleabile. Si rendeva perfettamente conto di quel suo stato e per quanto lo trovasse piacevolissimo in larga misura, una parte di lui era spaventata. Sentiva che il mercante avrebbe potuto ordinargli di acquistare tutta la sua merce e che lui l'avrebbe fatto senza opporsi. Ciò nonostante, Malik Agba non ebbe bisogno di imporgli nulla quando Drecker decise di comprare uno dei feticci. Molto semplicemente seppe che doveva essere suo nell'attimo in cui lo stregone gli rivelò cosa fosse e cosa potesse garantirgli. Pagò e quando emerse dalla tenda con l'acquisto nella borsa, la luce del sole gli trafisse gli occhi con dolorosi spilli dorati, facendogli serrare le palpebre con una smorfia. Gli sembrava di essersi svegliato dopo un lunghissimo sonno e si sentiva malfermo sulle gambe nella maniera che gli capitava dopo una sbronza. All'istante, Emmanuel fu al suo fianco, scrutandolo con aria apprensiva. Raggiunsero la Citroën e durante il viaggio di ritorno l'aria fresca che lo schiaffeggiava in volto ebbe il potere di spannare i pensieri narcotizzati di Drecker, il quale si lanciò in un entusiastico e piuttosto confuso resoconto di quel che aveva vissuto in quella baracca. Nonostante l'esuberanza che gli sfrigolava nella voce, la sua guida non fece quasi commenti, limitandosi a guardare la strada. Quando Drecker gli domandò se volesse vedere l'oggetto, Emmanuel sgranò gli occhi e rispose con un secco no, lasciandolo basito. Si rese conto, guardando le mani che stringevano il volante, che il giovane togolese tremava. Raggiunto le loggia hotel, Drecker disse che sarebbe andato a farsi una doccia, invitando Emmanuel ad attenderlo al bar dell'albergo. Dopo potevano andare a vedere il mercato di Rue Grand Marché. Sentendosi febbricitante, salì in camera e si sbarazzò degli indumenti sudati ai quali si era appiccicato l'odore nauseante dei feticci e si fece una lunga doccia calda. Una volta uscito dal bagno, con solo l'asciugamano intorno ai lombi, andò a prendere la borsa. Doveva vedere quell'oggetto, ne sentiva il bisogno fisico.
lo scartò dall'involucro di giornale, sollevandolo. Si trattava di qualcosa di fascinosamente macabro, una reliquia che in circostanze normali non avrebbe mai comprato né avrebbe dato credito ai suoi presunti poteri, ma della quale si fidava al di là di ogni razionalità. Era una mezza maschera ricavata da un teschio umano. Arrivava dalla Tanzania, gli aveva spiegato Malik Agba, realizzata dal corpo trafugato dalla tomba di un bambino affetto da albinismo. Si diceva che quel poveretto fosse morto a seguito di un esorcismo andato male. La maschera era formata da parte della fronte e da tutta la zona delle orbite, del naso e della mascella, dalla quale emergevano gran parte dei denti. Mancavano invece la mandibola e il resto della calotta cranica. Sul bordo, poco sopra gli zigomi, l'osso era stato forato per farvi passare due sottili cordicelle di cuoio che servivano ad assicurarlo al volto del possessore. I polpastrelli di Drecker accarezzarono la superficie levigata sulle arcate sopraccigliari e scesero verso il triangolo tagliente del naso. Dentro di sé provava un moto di orrore e vergogna per quell'acquisto sacrilego, ma tali sentimenti erano del tutto assorbiti da qualcosa di più ardente, di più smanioso. L'avrebbe portata con sé, l'avrebbe testata. Se avesse funzionato, oh Signore, se fosse stato vero. Ma perché dubitava? Doveva essere vero. Risentì la voce bassa e onesta del mercante nella testa. Quella maschera aveva un potere straordinario. Attraverso le sue orbite si acquistava la facoltà di vedere ciò che gli occhi non vedono. In buona sostanza, indossandola, si potevano vedere i morti. Sedeva ad uno dei tavolini del Blue Turtle Bay, lo sguardo perso nell'oro porpora della sera che tingeva l'oceano di sfumature crepuscolari. Le dita di Drecker erano avvolte attorno al freddo vetro del bicchiere colmo di Mai Tai, ma ancora non l'aveva portato alle labbra. Attorno a lui, nei divanetti posti sotto le palme, la gente si divertiva e ballava al ritmo di qualche hit stagionale, ma ai suoi sensi quasi non arrivava niente. Erano passati 3 giorni da quando aveva fatto quello strano acquisto al mercato dei feticci di Akodessewa. 3 giorni trascorsi in uno stato di stordimento costante, come se non riuscisse più a svegliarsi da un sogno. Emanuele non si era più fatto vivo da quando lui aveva provato la maschera al gran mercato, proprio di fronte alla chiesa in stile gotico tedesco dell'arcidiocesi, uno dei tanti edifici che testimoniavano il turbolento passato coloniale di Lomé. Gli spiaceva che la sua guida l'avesse piantato in asso in quel modo, atterrita dalla superstizione. In fin dei conti era stato proprio Emanuele a parlargli di Malik Agba. Dalla discussione piuttosto accesa che avevano avuto, era saltato fuori che l'agire di Emanuele era stato mosso dal puro desiderio di guadagno. Una percentuale dei soldi che Drecker aveva sborsato per poter vedere la merce segreta del mercante sarebbe andata al suo accompagnatore. Ciò nonostante, Emanuele non si era aspettato che l'olandese arrivasse al punto di comprare davvero qualcosa, meno che mai un oggetto così mostruoso. Tale affermazione aveva appunto Drecker nel vivo. Come poteva definire così un artefatto capace di farti vedere i morti? Era uno strumento rivoluzionario, la fine di tutte le secolari diatribe sull'aldilà, la risposta alla domanda che l'uomo si era posto fin da quando era stato in grado di pensare. I fantasmi esistevano ed erano ovunque. Attraverso le orbite della maschera ne aveva visti decine per le strade della città, mescolati alle persone che sciamavano ignare tra le bancarelle
o che si affrettavano lungo i marciapiedi. Si distinguevano bene, risaltando al pari di immagini colorate aggiunte in seguito su una pellicola in bianco e nero. Non avevano corpi traslucidi e forme indefinibili, ma apparivano persino più nitidi dei viventi. Non fosse stato per le tracce che la morte aveva impresso su di loro, sarebbero stati addirittura belli, ma era difficile apprezzare qualcuno con il cranio aperto a metà, forse a causa di un incidente automobilistico, o con il collo piegato in un angolo innaturale come risultato di un'impiccagione. Fissava il punto dove le onde rotolavano sulla battigia, ma quel che vedeva era l'espressione agitata di Emmanuel, mentre con la voce pregna d'ansia gli consigliava di sbarazzarsi di quella maschera, perché se davvero poteva fargli vedere i morti, presto o tardi, anche i morti si sarebbero accorti di chi li spiava. Detto questo, era scomparso nel maleodorante abitacolo della Citroën, andandosene. Ma Drecker non l'aveva fatto. Per 3 giorni aveva vagato senza meta precisa per la città, scivolando a lato di strade sterrate circondate da catapecchie e di fronte ad antichi edifici coloniali, guardando il mondo attraverso occhi non suoi, occhi defunti. Più osservava e più i pavidi avvisi di Emmanuel gli suonavano insensati. I trapassati non sembravano curarsi dei vivi, non davano neanche l'idea di rendersi conto di essere morti. Erravano con l'aria annebbiata e gli occhi coperti da un velo sognante, pigramente indaffarati o semplicemente immobili a fissare un muro, un albero, o con lo sguardo smarrito nel cielo. C'erano stati momenti in cui Drecker aveva provato l'allarmante desiderio di interagirvi, ma gli era mancato il coraggio. No, non avrebbe mai potuto liberarsi della maschera. L'aveva con sé pure in quel momento, dato che non si fidava di lasciarla incustodita all'hotel. Ma c'era anche un'altra ragione, ovvero che ormai ne era dipendente. Doveva tenerla a portata di mano qualora gli fosse salita la necessità di sapere se attorno a lui ciondolasse uno spettro. Si guardò furtivamente attorno. Nessuno gli badava. Con gesti lenti estrasse l'oggetto dalla borsa e, dopo essersi assicurato di nuovo che non guardassero nella sua direzione, se lo sollevò di fronte al viso. Ormai non faceva caso al lieve olezzo di tomba che quelle ossa emanavano, né era assalito da conturbanti pensieri di vermi, terra putrida e corpi gonfiati di gas riesumati da ignobili tombaroli. La maschera gli aderì alla faccia quasi fosse un secondo viso. Il respiro di Drecker sibilò attraverso le cartilagini rinsecchite del naso. Vedeva il cielo violaceo come un livido, il sottostante oceano ancor più scuro, la spiaggia e una capanna che sorgeva quasi dove l'acqua componeva ventagli di schiuma sulla battigia. Sorpreso, abbassò l'oggetto. La capanna non c'era più. Tornò ad indossarlo. Eccola lì, netta e reale. Il cuore di Drecker accelerò. Era la prima volta che gli veniva mostrato qualcosa di diverso dai fantasmi. Tuttavia, ricordando le esatte parole del mercante, l'artefatto mostrava l'invisibile, non necessariamente i defunti. A passo malfermo si era incamminato in quella direzione, tenendosi il volto d'osso sul proprio, allontanandosi dalla luce e dalla musica del locale. La sabbia era cedevole sotto gli infradito e il fresco vento notturno gli scompigliava la camicia e i pantaloni di lino. Contro l'orizzonte purpureo la capanna si stagliava tozza e primitiva, una tipica costruzione eue dai muri di fango rossiccio e il tetto di paglia a forma di cono. Dal drappo che copriva la porta filtrava il debole chiarore di una lanterna.
si rese conto di quanto la situazione lo inebriasse di terrore, ma questo non fermò la sua andatura, né gli impedì di allungare il braccio per sollevare la tenda. Una forza misteriosa si imponeva sulla sua volontà, la medesima che induce il drogato a iniettarsi veleno nelle vene o spinge l'alcolista a riempire un bicchiere dopo l'altro, a dispetto della chiara consapevolezza di quanto ciò fosse dannoso. L'odore intrappolato in quelle mura granulose era lo stesso che Drecker aveva respirato nella baracca di Malik Agba, e per un istante gli parve di trovarsi proprio lì, spiato da innumerevoli feticci umanoidi e da orbite vuote di animali. Con un tuffo al cuore, pensò che la persona che sedeva a gambe incrociate sul pavimento fosse proprio il mercante, ma non poteva esserne sicuro dal momento che il corpo dello sconosciuto era completamente imbozzolato nella dorata cascata di paglia che scendeva dal copricapo a cupola che indossava. Le uniche parti di lui che si notavano erano le braccia. Erano muscolose come quelle di un culturista e la pelle che le ricopriva pareva onice, tanto era scura. Da sotto lo strato di paglia sibilavano respiri lenti, profondi, spaventosi. Drecker fissava quella creatura senza capire cosa stesse guardando, conscio solo dell'istintivo orrore che gli scatenava dentro. Per motivi che non comprendeva, gli era vagamente familiare, come se l'avesse già vista altrove, sebbene fosse sicuro del contrario. Si accorse che sotto all'odore che saturava la capanna ne serpeggiava un secondo che gli portò alla mente quello di una piaga che gli si era infettata durante un suo viaggio in Suriname. Carne purulenta, sangue andato a male. L'essere si volse e lo fece di scatto con un forte crepitio di paglia. Non poteva vederli, ma Drecker avvertì gli occhi dello sconosciuto trafiggerlo con sguardo di fuoco. Balzò all'indietro, strappandosi la maschera, e si trovò sulla spiaggia solo, con le urla che gli sgorgavano dalla gola alla maniera dell'acqua che esce da una falla, potenti e irrefrenabili. Molti avventori del Blue Turtle Bay si volsero a guardare, vedendo un tizio alto che caracollava, probabilmente ubriaco fradicio. Era in mezzo alla folla, alle voci e al turbinio delle vesti colorate, ma si sentiva solo, isolato. Seduto sugli scalini di un edificio, osservava quella fiumana srotolarsi per la via, sotto i grandi ombrelloni che proteggevano dal sole sgargianti piramidi di frutta, cibarie, stoffe e altra merce, ma si sentiva separato da tutto ciò. Chissà se era questo che si provava da morti, si chiese con un brivido. Teneva la maschera sulle ginocchia, sbirciato da quegli occhi vuoti ma non ciechi. Non aveva dormito per niente, si sentiva sfibrato e febbricitante, indeciso sul da farsi. Aveva tentato di mettersi in contatto con Emanuel solo per scoprire che quel codardo aveva bloccato il suo numero. Pensò che a quel punto poteva anticipare il suo rientro ad Amsterdam, tornare alla vita e alla cultura che gli appartenevano, dove la stregoneria era estinta da secoli, e la maschera. Beh, poteva sbarazzarsene come la sua ex guida gli aveva suggerito. Poteva farlo, ma non avrebbe osato. Ora che sapeva cosa si celasse sotto la soglia del visibile, non voleva privarsi dell'unico modo per monitorare la situazione. Vederli non era piacevole, ma non vederli e pensare che forse lo stavano osservando era da incubo. Pure adesso si sentiva vulnerabile e le dita gli prudevano dalla voglia di indossarla. Sembrava dirgli: «Avanti, usami, guarda attraverso di me, controlla che non ci siano pericoli, che nessuno ti stia fissando». Alzò l'oggetto e lo riabbassò.
e ancora, spaventato tanto all'idea di adagiarselo sul viso quanto all'idea di non farlo. Fece guizzare gli occhi ansiosi e iniettati di sangue attorno. La gente era troppo indaffarata per badare all'ennesimo turista. Si decise. Non appena i suoi occhi e quelli della maschera si allinearono, Drecker trasalì violentemente. Davanti a lui, ignorato dalla gente che andava e veniva, c'era l'uomo della notte prima, eretto in tutta la sua imponenza, le lunghe frange di erba essiccata che lo ricoprivano fino alle caviglie, lasciando visibili solo le braccia nerborute e gli enormi piedi nudi e sporchi. Due morti lo fiancheggiavano, una vecchia con due rivoli di sangue che le colavano dalle narici e un ragazzo ricoperto di ustioni orribili. Tenevano entrambi il capo reclinato nella tipica apatia dei fantasmi, ma mentre Drecker osservava la scena con il respiro sincopato, lo spettro mascherato alzò entrambe le braccia, ponendo le sue mani sotto al mento di quelli che lo accompagnavano, sollevando loro la testa. Due paia di occhi offuscati erano puntati su Drecker adesso. Un istante dopo, quegli sguardi intontiti si animarono di comprensione. Lo vedevano e le loro espressioni neutre si accesero di emozioni enigmatiche. La vecchia compose un sorriso ebete e privo di denti. Il giovanotto contorse il volto carbonizzato in una specie di ghigno. Drecker si sfilò la maschera e corse via, infilandosi in un vicolo fangoso dove si inoltrò per pochi metri prima di piegarsi in avanti e vomitare la colazione. Mentre oltre le finestre delle Loggia Hotel il sole calava, Axel Drecker provava la sensazione di folle impotenza di una volpe braccata dai cani. I morti erano ovunque, erano moltissimi e adesso lo cercavano. L'avevano perseguitato per tutto il giorno senza dargli tregua. Ogni volta che aveva indossato la maschera, li aveva visti schierati a fissarlo. Decine di volti smaniosi e deturpati da incidenti, suicidi, omicidi. Non erano più immagini indolenti, disinteressate al resto del mondo. Adesso lui era il loro obiettivo. Aveva girovagato per tutta la capitale, spostandosi a piedi o in taxi, ma non era servito a niente. Quasi fiutassero il suo odore, lo ritrovavano. Sulle prime si erano limitati a fissarlo intensamente, mostrando una vasta gamma di espressioni inquietanti. Poi avevano cominciato ad apparire più vicino a lui. Infine, si erano fatti ancora più audaci. Nel momento in cui Drecker, sfinito e traumatizzato, si era fermato in un locale pensando che un paio di birre gli avrebbero disteso i nervi almeno un po', aveva assistito con sgomento al posacenere di plastica che scivolava lentamente sul piano del tavolo, fino a cadere giù dal bordo, spargendo ovunque cenere e mozziconi. L'olandese se n'era andato di gran fretta, pagando una birra che non aveva neanche consumato, tuffandosi ancora nella ragnatela di strade di Lomé. Da quel momento il suo calvario era nettamente peggiorato. Seguirlo e osservarlo non era più sufficiente. Adesso volevano manifestare la loro presenza in modo più fisico. Dovunque si fosse recato, aveva notato oggetti spostarsi da soli, oppure veniva stomacato da fetori inspiegabili che subito scomparivano. Una decina di volte gli era venuta la pelle d'oca senza motivo, quasi che un'altra persona avesse invaso il suo spazio, sfiorandolo. Quando era tornato all'albergo, il barman, nel vederlo passare, aveva aggrottato le sopracciglia con fare preoccupato, chiedendogli se stesse bene. A quella premura
Drecker aveva replicato con un sorriso esausto, bofonchiando che era solo provato dal tanto girovagare, e le parole gli erano morte a fior di labbra nell'accorgersi delle bottiglie alle spalle del barman che si spostavano leggermente sugli scaffali come mosse da mani invisibili. Ora, nell'ammirare senza emozione il tramonto, Drecker si malediceva per aver messo piede in un territorio sconosciuto e pericoloso. Fuggire non sarebbe servito a niente, perché ovunque c'erano i morti ed essi sembravano attratti da lui, quasi che fosse in atto un sovrannaturale passaparola. Tutto per colpa di quello strano uomo ricoperto di paglia. Perché aveva agito così? Per quale motivo aveva dato origine a quella persecuzione ai suoi danni? E soprattutto, dove l'aveva già visto? Sussultò e per poco non si lasciò scappare un urlo nel sentire una serie di colpi. Da dietro la porta una voce gli spiegò che si trattava del servizio in camera. Molto nervoso, Drecker andò ad aprire e trasportò la scodella piena di ablo de mais sulla scrivania, iniziando a mangiucchiare nonostante il pochissimo appetito. Una mano gli si posò sul braccio, un tocco gelido ma concreto che gli innalzò i peli fino al gomito. Con occhi strabuzzati, Drecker spostò lo sguardo. Non vide niente, a parte la forma di cinque dita impressa sulla pelle. Schizzò in piedi facendo rovesciare la sedia, il campo visivo che assumeva tutte le sfumature del grigio. Un morto l'aveva appena toccato. Una mano venuta dall'oltretomba si era posata su di lui, ne sentiva ancora il freddo sulla pelle, al punto che prese a sfregarsela con fare nevrotico. Soppresse l'impulso di scappare e anche quello di infilarsi la maschera. Ciò che fece fu prendere il cellulare, cercare in rubrica il numero di Emanuele e comporlo con gesti spasmodici sulla tastiera del telefono della camera. Sapeva che era un tentativo dettato dalla disperazione. Doveva cercare di convincere la guida ad aiutarlo in pochi minuti prima che potesse interrompere la chiamata. Dandosi occhiate attorno, temendo di percepire altri sgradevoli tocchi fantasma, ascoltò lo snervante suono della linea. La cornetta dall'altro capo venne sollevata e prima ancora che Emanuele avesse tempo di parlare, Drecker rovesciò un balbettante fiume di parole. Pur conoscendo benissimo il francese, l'agitazione glielo stava tramutando in una lingua sconosciuta. Gli riferì che aveva sempre avuto ragione, che adesso i morti gli davano la caccia e non sapeva più che cosa fare. Scoppiò in lacrime, cercò di dominarsi, ma tutta la paura e la tensione di quella giornata scelsero quel momento per sfogarsi all'esterno. Temette che l'altro avesse riappeso, invece restò muto a lungo. Quando parlò, lo fece con un tono piatto e laconico, dandogli appuntamento al parcheggio dell'hotel fra 3 ore. Poi riagganciò. I fari malconci della Citroën scivolarono nel parcheggio di cemento, illuminando Axel Drecker che se ne stava da un lato, con l'aria distrutta di un uomo bloccato in un campo minato. Il finestrino del guidatore si abbassò con un sibilo e il volto color cacao di Emanuele fece capolino. Senza sorrisi ed espressioni di buon umore, pareva un'altra persona. L'olandese corse verso l'auto a passo frenetico. Sembrava che si muovesse grazie ad una discontinua corrente elettrica e aveva gli occhi allucinati, oltre che i vestiti chiazzati di sudore. Riversò su Emanuele una serie di ringraziamenti che il ragazzo bloccò sul nascere. Era visibilmente deciso a non protrarre quell'incontro più dello stretto indispensabile. Non scese dalla macchina
limitandosi a cavar fuori dal vano del cruscotto due oggetti, un comune tagliaunghie e una piccola saccoccia di pelle morbida. Emanuele ordinò che Drecker si tagliasse le unghie, mettendole nel contenitore, e nel vedere il suo sguardo confuso, spiegò che quello era un grigri, un amuleto di magia protettiva che gli aveva fabbricato una sua zia. Si poteva fidare, dal momento che era un tipo di incantesimo del tutto opposto a quelli che praticavano Malik Agba e le sue streghe, ma per funzionare c'era bisogno di una parte della persona da proteggere. Avendo assistito a troppi fenomeni inspiegabili per potersi concedere il lusso dello scetticismo, Drecker fece quanto gli era stato detto, e dopo che le sue unghie furono aggiunte a quel che riempiva il sacchetto, Emanuel provvide a chiuderne i lembi con una lunga cordicella legata molto stretta. Consegnò lo strano dono all'olandese, raccomandandogli di portarlo al collo. Era stato confezionato appositamente per tenere gli spiriti dei morti lontano da lui, ma avrebbe dovuto sempre averlo con sé, a contatto con la pelle. Altro non aggiunse. Ignorando i ringraziamenti farfugliati da Drecker, il togolese fece manovra e uscì dal parcheggio. Una volta solo, Drecker indossò l'amuleto e lo sollevò, portandoselo al naso. Mandava un lieve olezzo di oli vegetali ed erbe secche. Infilandoselo sotto la camicia, attese nello spiazzo poco illuminato. Attorno a lui arrivava il soffuso brusio della città, la musica lontana di un locale e il chiacchiericcio di una TV che fluiva da una delle camere dell'hotel. Non successe niente. Tornò nell'edificio, sedendosi ad uno degli sgabelli del bar, e ordinò un cocktail a base di sodabi, aspettandosi di vedere qualche oggetto spostarsi da solo o persino di essere toccato da algide dita incorporee. Il barman gli posò davanti il bicchiere colmo di invitante bibita color pesca. Drecker cominciò a sorseggiarlo, ancora in apprensione, ma poco alla volta, complice anche l'alto contenuto alcolico del drink, la tensione delle sue membra prese ad allentarsi. 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora. Gli sembrava di svegliarsi dopo una lunga notte piena di incubi orribili e scoprire che niente era stato reale. Era così felice, così sollevato, che temeva di mettersi a piangere di gioia davanti agli altri clienti. Quindi lasciò sul bancone il conto più una mancia molto generosa e salì fino alla sua stanza. Una volta dentro si appoggiò alla porta, le lacrime che scivolavano da sotto le palpebre chiuse, liberato da un peso che aveva minacciato di fracassargli l'esistenza. Rimase così molto a lungo, beandosi del silenzio e della solitudine che il grigri gli aveva restituito. I suoi piedi nudi non produssero suoni quando si staccò dall'uscio, dirigendosi verso la piccola scrivania. Avrebbe ricaricato il cellulare, si sarebbe concesso una lunga notte di sonno e poi, l'indomani, avrebbe fatto in modo di anticipare il ritorno a casa. Del togo ne aveva avuto abbastanza. Allungò la mano verso l'oggetto e si bloccò. Il piano dello scrittoio era ingombro di riviste. Alcuni paperback mal ridotti acquistati all'aeroporto di Amsterdam e 3 o 4 brossure che parlavano del togo, alle quali però aveva dato solo una scorsa poco prima della partenza. Sulla copertina di una di queste campeggiava la figura avvolta nella tunica di paglia. Al solo vederla gli si seccarono le fauci e le sue mani fremettero quando raccolse il libricino sfogliandone le pagine ruvide. Si trattava di una piccola guida al folklore e alla religione dell'Africa occidentale, nel cui pantheon ancestrale si veneravano gli Oryxa, esseri divini dai quali si erano in seguito sviluppati il Loa del voodoo haitiano.
Ecco perché gli era familiare. Lo aveva visto lì. Nella mitologia, di Oryxà se ne annoveravano quasi 600, ma il libro ne spiegava nel dettaglio solo alcuni, e tra questi c'era la creatura che aveva aizzato gli spettri di Lomè contro di lui, ovvero Omulù, il signore degli inferi e guida dei morti, patrono della sventura e delle malattie. Le lunghissime frange del suo copricapo servivano per nascondere le pustole del vaiolo che lo sfiguravano. Non era la traccia lasciata da un vivente dietro di sé, bensì una vera divinità. Mentre quel concetto gli rintronava la mente di un terrore allarmante, la camicia di Drekker si spalancò da sola, facendo schizzare i bottoni ovunque. Il sacchetto che aveva al collo fu strattonato con violenza e il giovane stesso finì sul pavimento con un verso strozzato, un attimo prima che la cordicella si spezzasse. Tossendo e con gli occhi appannati di lacrime, sollevò lo sguardo e raggelò nel vedere il Grigri librarsi a mezz'aria, come trattenuto da un pugno invisibile che vi si serrò attorno, provocando un crepitio sabbioso. L'amuleto si deformò e le cuciture saltarono, liberando una pioggia di erbe macinate, spezie e granelli nerastri sulla moquette. Inorridito, Drekker scattò verso la porta e nel momento in cui le sue dita sfiorarono la maniglia, qualcosa lo afferrò per il colletto, trascinandolo indietro e scagliandolo sul letto. Il corpo dell'olandese rimbalzò sul materasso e prima che potesse scendere, una forza invisibile gli impastoiò i polsi e le caviglie, immobilizzandolo. Aprì la bocca per urlare, ma un dito incorporeo gli si posò sulle labbra di traverso e queste si incollarono saldamente, consentendogli solo di emettere mugolii ovattati. Il cassetto della scrivania scivolò all'infuori e qualcosa fluttuò nell'aria verso il letto. Quando Drekker comprese che era la maschera, aumentò gli sforzi per svincolarsi da quella trappola, ma fu tutto vano. L'oggetto calò dall'alto, lento e inesorabile, e allora il ragazzo girò il collo quasi a voler immergere la faccia nel cuscino. Avvertì la presa di due mani enormi che gli afferravano i lati della testa, trattenendogliela fino a che la maschera non ebbe combaciato con il volto congestionato dell'olandese. Le cinghie di cuoio, come dotate di vita propria, scivolarono dietro la sua nuca, annodandosi strettamente. La stanza, che un attimo prima era vuota, adesso era gremita di persone che lo circondavano, decine di volti giovani e vecchi, intatti o straziati, erano chinati verso di lui. Muggiti soffocati di terrore sfuggirono dalla bocca tappata di Drekker a vedere quella riunione di morti. I muscoli gli si tesero e gonfiarono nell'affannoso tentativo di liberarsi. Ai piedi del letto, alto e celato dalla cortina di paglia, Omulù osservava il suo inutile dibattersi. Rimase immobile per qualche secondo, prima di spostarsi lateralmente e lasciare il posto allo spettro dietro di lui, una figura nettamente più bassa e gracile. A differenza di tutti gli altri, la sua pelle era del biancore innaturale di una persona priva di pigmento. Al posto della faccia aveva un cratere rosso intenso. Sembrava che parte del suo volto fosse stata estratta. E con un sussulto d'orrore, Drekker comprese che era proprio così. Il volto di quel bambino lo stava indossando lui in quel preciso istante, osservando quella scena spaventosa per mezzo delle orbite che gli erano appartenute in vita e che qualcuno gli aveva sottratto da morto.
Il ragazzo albino senza volto scavalcò la pediera del letto, scivolando verso il prigioniero. Un attimo dopo tutti gli altri morti allungarono le loro braccia con spettrale sincronia. A quel movimento il corpo di Drecker si trasformò in una cassa di risonanza di ultrasuoni. Ossa e organi si tesero su vibrazioni sempre più intense, sempre più dolorose. La vista gli si sdoppiò, le immagini divennero un confuso mosaico oscillante e provò la sensazione di venire proiettato a folle velocità in un tunnel stretto e lunghissimo. Eppure era sempre bloccato lì, su quel letto. Comprese quel che gli stavano facendo. Volevano portarlo dalla loro parte. Volevano trasportarlo da loro, mentre era ancora vivo. I polmoni di Axel Drecker si spremettero per far sì che le urla riuscissero ad oltrepassare la barriera delle labbra, ma nessun altro ospite dell'hotel ebbe sentore di quanto stesse accadendo quella notte nella stanza 18. Al mattino, quando una cameriera usò il passepartout per aprire la porta e riassettare, trovò la stanza vuota e invasa da un cattivo odore che non riconobbe, ma che le rievocò immagini di terra fradicia e di carne marcescente. Quando si accorse che era osservata da un'orribile maschera a forma di teschio posata sul cuscino del letto, cacciò uno strillo che avrebbe ridestato i morti.